reazione, immagino che tu sia stato poco contento proprio della prestazione della tua squadra oggi. No, invece sono contento perché ho avuto modo di vedere che alcune condizioni, alcune risposte che ho chiesto ci sono state. Quindi il fatto che poi siamo calati nella seconda parte, quindi non siamo più riusciti a giocare, chiaramente era dettato dalla condizione di qualcuno che era così, che era la prima partita che faceva da tanto, quindi cioè, ci sta. Non sono contento sul fatto che in alcuni momenti si è stati deliziosi, cioè vogliamo entrare con la palla in porta, dobbiamo essere più cattivi, dobbiamo essere più decisi. Cattivi nel senso economistico della parola, nel senso decisi nel voler fare gol, nel voler ottenere il gol. Questo nella prima parte. Senti, bene in difesa, ancora una volta il Parma non prende gol, meno bene in attacco, pochissime le occasioni create in Izio. Qualche tiro da lontano, poi a parte la traversa su punizione e il tiro successivo di Corapi, non c'è mai stata un'azione. Ha fatto una grande parata su Guazzo il portiere, ci sono state altre azioni, quindi io alcune azioni le abbiamo create. Ripeto, questa partita mi è servita perché mi ha dato alcune risposte importanti. Senti, contento di Fall? Ha fatto meno 4 parate importanti. Ma Fall, ho già notato in allenamento le sue qualità, ecco, deve imparare più a leggere la partita. Questo purtroppo è l'età, no, purtroppo, o per fortuna, in alcuni momenti ha appoggiato dei palloni dove per l'esperienza, ecco, cerca di giocare dei palloni dove in quel momento lì doveva essere più abile a leggere appunto il fatto che qualche giocatore era in difficoltà, quindi era meglio non giocare di palla. Per il resto il giudizio sugli altri che non giocano, che di solito non giocano. No, ma sono contento, ecco, la squadra ha lottato, ripeto, ha lottato e questo già è un punto importante. Dobbiamo migliorare qualcuno, deve trovare sicuramente la condizione, perché la partita di oggi e il proseguo mi avrebbe dato l'opportunità di mettere in condizioni parecchi, perlomeno comunque di avere la possibilità di mettersi in mostra. Adesso ci riflettiamo nel campionato, chiaramente dovranno essere sempre e comunque presenti e attivi negli allenamenti, perché attraverso gli allenamenti che faranno poi decidono quelli che vanno in campo. Cambia qualcosa adesso che non c'è più lo sfogo della Coppa Italia? Cioè la rosa è troppo ampia o riesci a gestirla lo stesso? No, finché la Coppa Italia non c'era andiamo avanti così, poi dopo se ci saranno delle difficoltà, questo lo valuteremo insieme alla società, insieme sia a Lorenzo che a Galassi, che al Presidente, però in questo momento noi andiamo avanti così. Una domanda. Oggi non ho visto Musetti e Guazzo giocare insieme, nel primo tempo Musetti è diventato spesso da una mano, come tra l'altro aveva anticipato nella conferenza stampa. Nel secondo tempo poi anche forse per condizione, perché era la prima gara dopo troppo tempo, questo è faticato, cioè ha faticato parecchio nell'entrare. Forse il cambio in questo senso non è arrivato forse un po' tardi, vedendo un po' questa difficoltà, ma è il mio personale. No, il mio punto di vista è stato che chiaramente lui è stato tanto che non giocava dall'inizio, è chiaro che io ho cercato di dargli più opportunità di trovare la condizione e anche di lavorare anche in fatica della gara. Sì, come hai detto te giustamente, in autonomia magari della gara aveva meno propensione e meno freschezza, ecco, nel ritornare come aveva tornato il primo tempo, però ripeto, queste sono state valutazioni importanti che mi permettono di guardare, ho avuto delle certezze e quindi sono contento di questo, ecco, dispiace chiaramente del fatto che siano stati eliminati, perché era un obiettivo che io volevo portare avanti, come volevo portare la società, come penso volevano portare i ragazzi, anche perché ripeto, ha opportunità tanti di mettersi in mostra e poi insomma era un obiettivo prestigioso da portare avanti. Le domande? Ok, grazie. Posso